Salve a tutti, è giornata di derby. La rivalità tra le due formazioni in campo oggi è profondamente radicata nella storia dello sport. Partiti. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Credo che Dzeko meriti una menzione speciale. È un grande goleador e sa anche creare occasioni per i compagni. Inoltre ha una grande dote, va sempre a segno nelle occasioni importanti. E questo è un valore aggiunto incredibile. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. L'avversario ha avuto la meglio. Gioca una palla lunga. È davvero una bella serie di passaggi questa. Çalhanoğlu. Brozovic. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Dzeko. Ecco il loro primo tiro in porta di oggi. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare. Un'occasione comunque sprecata. Spazza via senza fronzoli. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Palla in profondità per il compagno. Riceve la palla. Ha solo il portiere davanti a sé. Giroud! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Quando si tratta di lanciarsi a rete, non si tira mai indietro. Grande azione questa, anche se non è riuscito a concludere come voleva. Bastoni. Çalhanoğlu. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Che sì. Tonali. Allarga il gioco. Scatta verso il pallone. Va in scivolata. E gli prende splendidamente il tempo. Brozovic. La mette in avanti. Mostrano un buon controllo del gioco. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Tonali. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Dzeko, di forza. Bastoni. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Perisic. Çalhanoğlu. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Barella. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. C'è Giroud. Ci prova. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Barella. Brozovic. Passaggio sulla destra. Cerca un compagno. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Perisic. La gioca all'indietro. Bennacer. Cerca la fondo, palla al piede. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Un'entrata in scivolata da manuale sventa la minaccia. Dzeko riceve un pallone in pericolo e il portiere dice di no.
Che classe! Ottimo salvataggio! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Brozovic decide di battere corto. La cross in mezzo! Decidono di giocarla all'indietro. Buona la sua progressione palla al piede. Cerca spazio. Si riparte con un fallo laterale. Si libera la grande. Elegante. Riceve in ottima posizione. La gioca in profondità. Dzeko. La gioca sull'altra fascia. Perisic si allunga per arrivare al pallone. Si riprenderà con una rimessa laterale. Barella. Ecco il tiro! Si esprime in un buon intervento. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Brozovic. E il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Prova il cross. Decide di non rischiare. Tonali. Bennacer. C'è la palla lunga, in avanti. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Se ne va. Trova il compagno in buona posizione. Qui deve tirare. Un palo clamoroso e la palla entra in rete. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E il risultato si sblocca, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Dzeko allarga il gioco sulle fasce. Perisic con il cross. Libera al momento giusto. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Il portiere la spedisce su. De Vrij con l'intercetto. Barella. Brozovic. Guadagna metri. Possibilità di tiro. C'è il tiro. Ottima la parata del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Giroud è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Palla in avanti, verso il compagno. Là! Il portiere si oppone. Ottima progressione, palla al piede. Bastoni. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Pallone lungo, in verticale. Il pallone arriva a Dzeko. La mette sulla sinistra. Vuole il lancio filtrante. Difesa energica e decisa. Brozovic.
un solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Brozovic. Cerca il numero. Perisic. Qui marcatura asfissiante. Barella. Sulla destra. E perde il duello fisico con l'avversario. Mette il turbo. Grande prova di forza. Provano a ripartire da dietro. Bastoni. Cambio di fronte. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Dzeko. Perisic. Fallo, nessun dubbio. Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Dzeko! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Barella. Çalhanoğlu. De Vrij. Lungo passaggio in avanti. Dzeko. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Giroud. Scatta verso il pallone. Questo errore potrebbe essergli fatale. Giroud. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Spazza via senza fronzoli. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Cerca spazio. Ecco il filtrante per Giroud. Brozovic. Dzeko. Lautaro Martinez. Brozovic ha messo forse troppa potenza su questo pallone. È ben posizionato e spazia via la palla. Barella. Dzeko. L'appoggio sulla fascia. Palla al centro. Buona deviazione del portiere.
cerca il tiro, splendida reazione del portiere, spazza il più lontano possibile. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Prova a tirare. Calabria. Si propone in mezzo. Si avvicina alla porta. Iniziativa personale è piuttosto pericolosa, ma la difesa ha fatto il suo dovere. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Alessio Romagnoli era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Decidono di giocarla all'indietro. De Vrij. Bastoni. E non va troppo per il sottile. Çalhanoğlu. Lautaro Martinez. Dzeko! Tonali. La difesa non sale, Fabio, ho visto? Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente, non vogliono concedere la possibilità dell'uno contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. Lotta, ma perde l'equilibrio. Cerca lo spunto. Salva Andanovic. Brozovic. Scodella in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Çalhanoğlu. Di forza. Ottiene un buon calcio di punizione. A sinistra con il passaggio. Perisic. Ecco un'occasione di contropiede. Pallone lungo in verticale. Si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Bastoni. Çalhanoğlu. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La gioca sulla destra. Skriniar. Brozovic. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Proprio così. Fallo, calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Occhio, sembra che si sia fatto male. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Allontana il pallone. Perisic. Bastoni. Skriniar. Lungo passaggio in avanti. Dzeko. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa.
Çalhanoğlu. Perisic. Sicuri in fase di palleggio. Vede la porta. Tenta la conclusione. Che sì. Una scivolata abbastanza dura. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Alexis Sanchez. Occasione. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Grande parata su una palla insidiosa. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Si fa vedere. Passaggio intercettato. Perisic. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Brozovic. Barella. Skriniar. D'Ambrosio. Brozovic. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Rebic. Cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Va al cross. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Vediamo se può capitalizzare. Può andare. Solo il portiere si fa. Ci prova. Vicinissimi al gol del 2-0. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Vidal. Barella. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E la difesa se la cava con grande mestiere. Barella. D'Ambrosio sul pallone. Prova la giocata di Fino. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Prova a giocarla in profondità. Intervento rischioso. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Beh, qui è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità. Vediamo chi calcia. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Buona la progressione a sinistra, ma non ci sono grandi spazi. Numero! Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Mattias Vecino. C'è la palla lunga, in avanti. Tonali. Riconquista la palla. Scatta verso il pallone. Pochi minuti, addirittura secondi, e sarà finita. Difesa molto distratta in questa occasione.
Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Palla che filtra per Alexis Sanchez. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Tonali. Rebic. Hernandez. Alessio Romagnoli. Prova sul secondo palo. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Lancio lungo del portiere. Tonali. Che sì. Posizione irregolare però. Intercetta il passaggio, pericolo. Che sì. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Anch'io ho partecipato ai derby e vi posso dire che vincere è un'emozione enorme. Guarda i giocatori, la gioia incredibile nei loro occhi. Tanti sacrifici, la fatica, le sofferenze vengono tutte ripagate in un momento. Non ci resta più molto tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie a te, Fabio. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.